Ciao a tutti, io sono Valentina, benvenuti su Cibo in Valigia. Oggi prepariamo assieme una versione facile facile dei classici cinnamon rolls. Dei dolcetti tipici del nord Europa ripieni di zucchero, cannella e in questo caso anche noci. Per ottenerne circa 12 ci serviranno un rotolo di pasta sfoglia, 3 cucchiai di zucchero, 2 di cannella, un cucchiaio di margarina, delle noci e dello zucchero a velo per completare. Iniziamo stendendo il rotolo di pasta sfoglia, che per la precisione nella maggior parte dei casi è vegano. Facciamo sciogliere poi la nostra margarina, che può essere anche del burro di soia, e iniziamo a stenderla su tutta la superficie della pasta sfoglia. Uniamo in una ciotola lo zucchero, la cannella e amalgamiamo bene. Versiamo questo composto in maniera uniforme sulla superficie della pasta sfoglia. Se dovesse avanzare una parte di questo composto, tenetelo da parte. Completiamo quindi con le noci spezzettate, io ne ho usate circa 4, ed iniziamo quindi ad arrotolare partendo dal lato più lungo. All'inizio può essere un po' complicato, quindi aiutatevi con la carta forno. Poi potete proseguire con le mani, vedrete che sarà molto semplice. Arrotoliamo fino in fondo e poi iniziamo a ricavare le nostre rondelle. Vi consiglio di mantenere uno spessore di circa un paio di dita ed utilizzare anche un coltello ben affilato. Si schiacceranno un pochino, ma poi sistemandole all'interno della ciotola gli ridaremo una forma rotonda. Io ho utilizzato una teglia tonda, ma potete utilizzare quella che preferite. Ho messo la carta forno e ho cosparso con la rimanente parte di zucchero e cannella. Ho distribuito bene con un cucchiaio e poi ho iniziato anche a posizionare le rondelle. Cercate di mantenere una distanza di circa 2 cm perché poi in forno il loro volume aumenterà. Ho cotto in forno statico a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Nel frattempo potete creare una glassa composta da 3 cucchiai di zucchero a velo, un cucchiaio scarso d'acqua e un cucchiaino di cannella. Io sinceramente le preferisco nella loro versione più semplice con una spolverata di zucchero a velo. Ed ecco qui i nostri cinnamon rolls in questa versione super semplice ma davvero buonissima. Specifico che i classici cinnamon rolls sono un impasto lievitato, però ecco, questa mi sembra una versione facile alla portata di tutti, soprattutto quando si ha ospiti e la necessità di creare un dolce molto velocemente. Grazie come sempre per avermi seguito fino a qui e se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo presto, sempre qui, su Cibo in Valigia!